cos'è? Mi vedete vestito così perché un'amica mi ha detto nell'audio su WhatsApp che ha incontrato mercoledì Adams. Tunis, Tunis, devi correre, devi correre. Ho trovato mercoledì nel parco, la devi venire a vedere, devi correre. Muoviti! E io voglio assolutamente andare fuori casa e andare a cercare mercoledì Adams. Per trovarmi devi prima trovare tutti i puntini luminosi nascosti in casa tua. Questo ti darà l'energia per potermi vedere e affrontarmi. Cosa? Come devo trovare tutti i puntini luminosi? Accidenti! Io voglio trovarti subito perché ti devo scacciare da questa casa mercoledì. Sappilo che ti troverò. Comunque la bacchetta mi indicherà dove ci sono i puntini luminosi. E ora che vedete che è un po' poco luminosa è perché siamo un po' lontani. Quando ci avviciniamo, tipo adesso, vedete, tecnicamente qui ci dovrebbe essere un punto luminoso. E qua dietro, wow, ok. Perfetto, l'ho preso. Ok, adesso tecnicamente dobbiamo andare in tutta la casa. Ma qua, mercoledì? Pronto? Quanti puntini luminosi ci sono? Non risponde, ovviamente. Attenzione anche voi a tutti i dettagli, perché non vorrei mai che ci fossero delle ombre. Sentite, andiamo. Raga, che cavolo, è tutto buio. Dio. Cos'è? Raga, cos'era? Raga, 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 Lumos. No, raga, 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 ho paura, raga, che caspita è? Ah, l'ho trovato. Perfetto. Ma non vi sembra strano, raga, questa cosa? Cioè, nel senso, cavolo, mercoledì ora tecnicamente in casa mia e l'abbiamo visto anche perché c'è un'ombra strana qui in questa casa. E era dietro di me, raga, io... Allora, io ho la magia, ok? La posso utilizzare per sconfiggerla, quest'ombra. Forse ce la faccio. Ma non so se sono così tanto bravo da potercela fare, perché io sono ancora all'inizio del mio percorso magico, purtroppo. E quindi devo capire meglio come si fa. Comunque, questa cosa non si accende più, quindi suppongo che qui nei paraggi non ci sia più niente. Aspetta un attimo, ma io sono fermo. Questi punti luminosi si stanno muovendo loro in casa. Un attimo, ma che cosa sono allora questi punti luminosi? Vorrei saperlo. Non è che stiamo facendo uno strano favore a mercoledì, raga. Io non vorrei questo. Cioè, non lo vorrei mai questo. Perché magari stiamo tipo evocando tipo dei demoni, non lo so, una roba del genere in questa casa per mercoledì. E non lo voglio fare. Comunque, l'ho trovato. È proprio qua. Che cos'è? Raga, io vi giuro, non c'è... Ma c'era tipo una sorta di cosa nera di nuovo dietro di me. Cioè, è come se fosse stato il mio cappuccio. No, paura, paura. Raga, però io ho paura. Cioè, non è che stiamo veramente facendo qualcosa di male, anche perché che cavolo era quell'ombra? Io devo fare un incantesimo di protezione massima su questa casa. E anche tipo un qualcosa per mandare via gli spiriti. Magari ci possono essere qua in questa casa. Accidenti, mannaggia mercoledì che mi fa fare queste cose. Mannaggia, ma ne ho trovato un altro. Oh. Mi hai trovata. Oh. Questa è mercoledì. Questa è la mia bacchetta. Apriti. Ok? Ragazzi, sento rumori da qua. Mercoledì, sei qui per caso? Mercoledì, ho la mia bacchetta. Ferma! Fermati! Allora, capisco che tu sia arrabbiata, però non puoi stare qui dentro. Questa è proprietà privata, capito? Vai via! No, mercoledì, non costringermi a farlo, Guarda, che anche se posso sbagliare il modo di fare le magie, sono comunque capace di farle. E quindi... No. Accidenti a te, mercoledì! No. Accidenti, questa sciarpa... No, vai via. Non me ne andrò, prima ti devo uccidere. Ok. Mi stai dando molto fastidio. Tranquilla, va bene, tranquilla. Ti taglierò il dito. Allora, mercoledì, va bene. Ora però, vai lì, segui questa luce. Te l'ho detto che sono esperto. E se non vai subito, tutto il mondo sarà molto triste per la tua scomparsa. Beh, sai, non solo tu puoi minacciare in questo modo, anch'io posso farlo. Ora, per favore, vai, segui la luce. Cosa farai ora? Cosa? Ok, va bene, basta, me ne vado. Basta. Ok. È assurdo, io ho sempre sognato di incontrare mercoledì Adams. Andiamo. Qui dovrebbe essere avvistata mercoledì Adams. Che cos'è? Ma non so se potrebbe essere ancora qui, perché il problema è che lei si potrebbe spostare. E se sentite rumori è perché qui vicino c'è un fiume. Ma non c'è solo
questo fiume, ma c'è anche la strada qua vicino. Ok, allora, tecnicamente qui c'è questo parco. Allora, io cercherò di nascondermi qui e magari vado anche avanti a questi alberi. E vedete lì che c'è questo parco giochi? Beh, lì potrebbe esserci effettivamente Mercoledì Addams che ci aspetta. Allora, so che siete emozionati. Io sono troppo emozionato perché, ragazzi, cioè, vi rendete conto? La mia amica mi ha detto che qui c'è Mercoledì Addams, proprio qui. Cerchiamo di nasconderci bene qui. Ok, io non l'ho ancora vista, la sto chiaramente cercando. Potrebbe anche essere qui nei paraggi, anche perché Mercoledì Addams può spostarsi. E questo è il problema della situazione, capite? Non è proprio così stupida lei. E poi comunque mi chiedo, ma Mercoledì perché è venuta proprio qui? E fa anche rima. Ok, allora stiamo attenti, forse ho visto dei movimenti lì davanti. Oddio ragazzi, forse lei, guardatela. Ok, allora stiamo attenti, perché non vorrei mai che ci potesse essere qualcuno che ci osserva qui. Ragazzi, sto cercando di nascondermi dietro quest'albero. Certo, non è che funzioni proprio bene, perché quest'albero è proprio piccolo. Cioè, non so se mi nasconde proprio benissimo. Però in realtà io qua vedo qualcosa, ma tipo in lontanissimo, tipo sotto quelle cose lì. Non so se riuscite a vederle. C'è effettivamente qualcosa. Io ho paura di avvicinarmi. Vorrei anche prendere un drone per avvistare meglio la zona e per capire bene se c'è qualcuno effettivamente nei paraggi. E c'è, abbiamo visto che c'è Mercoledì, ma ci potrebbe essere anche tipo tutto un altro mondo di mostri malvagi che cercano di farci fuori, o che vogliono fare tipo dei piani segreti per fare chissà quali cose strane. Dobbiamo stare attenti e io sarò qui per aggiornarvi su tutte le novità che ci sono. Quindi iscrivetevi al canale e lasciate like, è importantissimo questo, ovviamente. Fatelo ora, perché così potrete restare sempre aggiornati su queste novità assurde. Ok, allora io sto camminando, sembra effettivamente che se ne sia andata. Questa è una giornata anche molto particolare dove abito io qui, perché praticamente ci sono le nuvole che sono bassissime, e questo è sempre segno che c'è qualche mostro nei paraggi. È sempre un segno strano quando ci sono le nuvole più basse del solito. Dovete prestarci attenzione anche voi a tutti i dettagli, perché non vorrei mai che ci fossero delle ombre strane che mi stanno guardando. Avete visto cos'era? Dobbiamo stare super attenti, perché qui questo nuovo posto, e qui intorno ci potrebbe essere Mercoledì, perché lei si sposta a volte in giro in questo posto. E vorrei proprio capire quali sono i segreti che ci sono dietro a questo posto, perché comunque io ho sempre saputo che in questo posto dove io abito ci sono comunque delle cose strane che non hanno senso, però ho sempre ignorato la situazione. Invece adesso voglio proprio cercare di capire meglio, soprattutto da quando è stata avvistata Mercoledì Addams qui nei pressi, nelle vicinanze. Perché l'ho vista, l'abbiamo vista prima, e anche la mia amica ha detto di averlo visto. Infatti lei è scappata, ha detto no, guarda, io non ci sto qua. Purtroppo non sono riuscito a registrare quella scena perché lei proprio era agitatissima e volevo portarle rispetto. Ed effettivamente però lei è davvero scappata urlando, perché lei ha stra paura di Mercoledì, anche perché Mercoledì può essere stra cattiva quando lo vuole, cioè può essere cattivissima quando lo vuole. Infatti adesso quello che dobbiamo fare è cercare di capire meglio questo mistero. E io sono in un altro parchetto, ma in realtà non è grande questo parchetto come potete vedere. Però potrebbe... Cos'è? Oh no raga, forse mi ha visto Mercoledì. L'ho vista andare su questa strada prima, perché prima ero lì, no raga? E adesso sono proprio qui. Camminiamo per questa strada. Allora, io avevo visto quest'ombra qui, non so se voi l'avevate vista. Spero proprio di sì. Non so se sono riuscito effettivamente a catturare qualcosa in camera. Probabilmente sì, perché mi pare di aver visto di aver catturato qualcosa. Allora, su questa strada praticamente lì... Allora, qua c'è un'area cani, quindi lasciamo perdere. Ma lì più avanti, come vedete... No, in realtà non si vede. Vabbè, c'è tecnicamente un parco. Quel parco, un altro parco, cioè tipo una zona particolare. Lì potremmo effettivamente andare per vedere se c'è effettivamente qualcuno. Ragazzi, ho visto effettivamente qualcuno. Potrebbe forse essere di nuovo Mercoledì. Dobbiamo andare a vedere immediatamente. Allora. Oh mio Dio, le nuvole stanno diventando sempre più basse. Sono ritornato qui perché prima avevo sentito un rumore. Ora, Mercoledì non la sto più avvistando. Potrebbe essere che se ne sia scappata, forse. Magari mi ha visto e tipo ha detto questo qua mi sta seguendo, quindi è meglio che io me ne vada immediatamente. Potrebbe essere, chi lo sa. Ora però la mia domanda è questa: voi volete altri video dove diamo la caccia a Mercoledì? Perché raga, io la ritrovo Mercoledì. La ritrovo anche magari in caccia, cioè in compagnia di qualche mio amico, perché così almeno andiamo a vedere bene tutti insieme che cosa si nasconde lì. Fatemelo sapere. E direi che per oggi può bastare così.